Ciao a tutti. Allora, oggi sono qui con uno dei miei autori preferiti. Tu lo sai, vabbè. Ciao Fabio Bartolomei. Ciao. Ciao carissimo. Allora, per chi non sapesse esattamente chi è Fabio Bartolomei, io ve lo presento con uno dei suoi romanzi più conosciuti. Allora, con Giulia 1003. Giulia 1003 è un romanzo da cui è stato tratto un bellissimo film che è stato diretto e interpretato da Edoardo Leo, che era Noi e la Giulia. Però io non vi voglio parlare di questo libro oggi, per cui vi confondo ulteriormente le idee. Allora, io voglio parlarvi di questo, invece, La banda degli invisibili. Fabio, tu sai che io ho un debole per questo romanzo, l'ho sempre avuto, però a maggior ragione adesso, in questo momento. Allora, La banda degli invisibili parla di ultraottantenni, di un gruppo di ultraottantenni molto irriverenti che hanno un sogno, quello di poter parlare ai giovani, di poter raccontare ai giovani la loro storia, e loro di storia ne hanno da raccontare. Angelo, il protagonista, è stato un ex partigiano, però vorrebbero che questo sogno non fosse tale, ma che fossero magari le istituzioni addirittura a chiedere a loro di parlare ai giovani. E allora si inventano questo piano per andare a rapire uno dei personaggi, che è stato uno dei personaggi più influenti da un punto di vista politico in Italia, Silvio Berlusconi. Allora, perché ho scelto questo libro? Io questo libro l'ho scelto perché in questo momento in cui noi stiamo perdendo i nostri nonni, noi stiamo perdendo buona parte della nostra storia. Volevo confrontarmi con te che hai una sensibilità particolare proprio su questo argomento. Ce la faremo ripartire senza questo pezzo di storia? No, sì, ce la faremo senz'altro e il pezzo di storia ce lo dobbiamo tenere stretto il più possibile. Sì, ovviamente è un dramma. La selezione che fa questo virus ovviamente è drammatica, fa stare male, fa arrabbiare molto. Come dicevi tu, questi quattro amici, questi quattro anziani volevano appunto passare un po' il testimone di tutte le cose che hanno fatto, che hanno visto per rendere il paese migliore a un certo punto, complice anche un po' la noia delle loro giornate lì nel centro anziani, decidono non potendone più esasperate da una serie di problemi che sono legati alla vita di tutti i giorni degli anziani, di fare una chiacchierata. In realtà tu hai parlato di rapimento, che sì, è vero, poi alla fine è quello, però loro vogliono fare una chiacchierata a quattro occhi con l'uomo più potente del paese in quel momento, nel momento in cui era stato scritto il romanzo, che era Silvio. Ascoltami, tu hai, vabbè, a me il tuo modo di scrivere piace proprio per questo, perché tu hai un'ironia che non è mai fine a se stessa. E oltretutto, cioè, se, ci inganni anche, perché tu ci fai ridere, però ci fai ridere e alla fine invece vuoi farci pensare. Vuoi fare pensare effettivamente, soprattutto ai rapporti con gli altri. Cioè, nei tuoi romanzi quasi sempre c'è questa, c'è questo interesse proprio al discorso del rapporto con gli altri. Quanto è difficile fidarsi degli altri, anche per te, Fabio? No, io tendenzialmente mi fido, proprio, ma perché poi lo so anche che sbaglio, però in realtà penso che sia un brutto modo di vivere quello del non fidarsi di nessuno. Per cui, anche se poi sono consapevole che non è esattamente il modo migliore quello, però tendo sempre a fidarmi, a dare fiducia alle persone. E poi se mi fregano, vabbè. È una cosa che parla di loro, non certo di me, non mi sento stupido per quello, insomma. E quindi. Insomma, la Quindi fiducia. sei un positivo, a prescindere, insomma. Sei Sì, un... ma è proprio per vivere bene, guarda. Cerchi sempre il bello. Sì, cerco sempre il bello, come siccome l'ho cercato nel romanzo, in cui ovviamente da una parte viene fuori, no, strappa sicuramente più di un sorriso la lettura di questo romanzo, perché ovviamente lavori sulla fragilità di questi anziani che però quella vogliono ancora ovviamente non arrendersi all'età che hanno. E quindi fanno sempre quel passettino oltre le loro possibilità, che poi diventa comico. E poi in realtà, però, tutto questo come il grimaldello, poi in realtà per parlare così come era stato per
come sarà per il romanzo poi in realtà dopo, in cui parlo di una, la storia di un bambino, quindi un altro tipo di fragilità opposta, però appunto diventa un grimaldello per parlare della fragilità di queste persone, soprattutto vista la società in cui viviamo, che è una società velocissima e non tiene conto delle lentezze, delle Cose sofferenze. invece cui invece dobbiamo abituarci forse adesso. Adesso stiamo andando un po' a rallentatore, Esatto. speriamo che ci sia d'aiuto e che ci sia comunque anche un attimino ci dia qualche regola magari in più che abbiamo perso in questo finintanto. Ma anche perché se Allora, sì. pensi a una società fatta a misura di anziano, diventa una società più facile per tutti. È vero. E quello è il punto. Dovrebbe essere pensata così e sarebbe un sogno per tutti, vivremmo tutti meglio. Esatto, è bellissimo perché questo romanzo, oltretutto, tu scandisci l'evolversi della situazione attraverso i testamenti, cioè c'è Angelo che modifica il suo testamento più Sì. volte. Poverino, ogni volta che prende una mazzata che qualcosa va storto, si ritrova a casa da solo e si mette lì a Esatto, scrivere il suo testamento, rimpiccio le modificandolo percentuali. in volte. Percentuali diverse ed è bellissimo, secondo me, la seconda versione del testamento, secondo me, è da andare a leggere, ed è da andare a leggere proprio in questo periodo, perché c'è un richiamo alla situazione degli anziani davvero molto, molto, molto forte. Senti, io a chi io consiglio i tuoi libri, cioè per me, allora, averti nella mia libreria è avere una sorella manica, cioè io avere Fabio Bartolomei da proporre per me è sempre una chicca. E quando ti propongo, come sempre, dico Fabio Bartolomei, dovete conoscerlo, dovete leggerlo. Fabio Bartolomei, perché allora dobbiamo leggere La Banda degli Invisibili? Ma perché penso che vi farete quattro amici che vi resteranno, che vi faranno intanto compagnia durante la lettura, veramente saranno quattro amici per voi, ci scommetto, e poi perché durerà anche dopo la lettura, vi mancheranno, vi mancheranno Assolutamente questi sì. Io quattro vecchietti. confermo anche la quinta e anche la vecchietta, anche Sì, la la lavanda, verità. anche lei. Senti, ci fai un saluto, chiudi tu con un saluto. Sì, certo, chiudo. No, intanto ho messo il maglione della presentazione a Nerviano, l'abbiamo fatto, ho ripescato lo stesso maglione, poi volevo ribadire che io ho queste, Wow, quindi non le sono uno capi. scrittore qualsiasi, sono uno che ha le chiavi della libreria consegnate alla libreria stessa. E niente, il saluto, spero di rivedervi presto. Noi ti aspettiamo. Proprio un abbraccio vero, di quelli che uno veramente si può... Si può stringere e salutarsi come si deve, veramente. Grazie infinite, grazie Fabio. Grazie a te. Grazie, ciao, ciao, ciao.